Allora, siamo con Vincenzo Esposito. Senti, partiamo dalle cose positive. Ottimo approccio della partita, Prato in vantaggio e poi soprattutto la mezz'ora della ripresa in cui la squadra è rimasta in 10 ha continuato a giocare con grande carattere e determinazione. Sì, tante cose positive. Oggi è una squadra che è venuta a Pisa a giocarsi la partita, non a chiacchiere ma a fatti, soffrendo, ripartendo, tenendo bene il campo, concedendo poco, pochissimo, una squadra che fino ad oggi è meritatamente prima, e poi un finale dove abbiamo messo ancora qualcosa in più e abbiamo voluto fortemente portare in porto un risultato che, per quello che si è visto in campo, è assolutamente meritato. Ecco, le cose negative non riguardano voi. Mi immagino avrei qualcosa da recriminare nei confronti del direttore di gara. Ma oggi faccio una scelta come quelli bravi, non parlo dell'arbitro, non faccio finta di essere un allenatore mediato e equilibrato, non parlo dell'arbitro, per cui preferiscono non farlo, tanto non serve a nulla. Poi ci saranno delle immagini, ci sarà qualche dettaglio in più per capire se alcune decisioni sono state eccessive o meno. E preferisco pensare con un'energia positiva al fatto della prestazione della mia squadra, preferisco pensare e orientare il mio pensiero alla positività di una squadra che è venuta a giocare al cospetto della prima in classifica in un campo importante, facendo una buona gara e facendo un'ottima gara, e per cui questo è quello che mi piace mettere in evidenza. Il resto. Ecco, una cosa secondo me andrebbe detta, c'è forse, non so, è chiaro, a livello mediatico non è che la prima divisione sia a livello di Serie A, però probabilmente una certa premeditazione nei confronti di Tibone, qualcosa ci deve essere, tre espulsioni per un ragazzo che non è cattivissimo, sono un po' pesanti. No, io su Tiboni faccio una valutazione legata anche alle caratteristiche e alla tipologia di gioco di un ragazzo che utilizza l'ampiezza delle braccia non per colpire ma per proteggere, utilizza la struttura, e anche in questo caso, altre volte no, ma oggi ho avuto una sensazione netta dalla panchina che lui avesse dato ampiezza, non avesse colpito la tergo volontariamente o quant'altro. E la differenza è una differenza sostanziale tra il voler proteggere una palla che arriva e eventualmente commettere fallo e fare un gioco violento nei confronti di un avversario. Questo mi è parso dalla panchina assolutamente non un gioco violento. Ti ringrazio. Luigi Sepe, il portiere del Pisa, allora 1-1, che derby in chiave nerazzurra. Un derby difficilissimo, loro una buona squadra di corridori e che sapeva cosa fare. Noi ci abbiamo provato fino alla fine e ci sta bene l'1-1 per pensare già alla prossima partita. Pubblico un po' arrumoreggiato, però il campionato non è facile, anche il Prato è una squadra in salute, quindi un pareggio tutto sommato, è vero, in casa può lasciare un po' di amarezza, ma deve essere considerato positivamente. La colpa è nostra che li abbiamo abituati bene, quello è il problema. All'inizio dell'anno i tifosi mettevano la firma per stare primi a 2 partite dalla fine, ora l'1-1 ci sta stretto. Peccato, noi ci abbiamo provato, dispiace per pareggiato, ma siamo contenti perché poteva anche finire in altri modi sta partita. Sull'1-1 una punizione di Napoli che tu hai parato molto bene. No, ognuno ha fatto il suo oggi, è stata una partita difficile dove abbiamo provato a vincerla. Non ci siamo riusciti, peccato, bravi loro, bravi noi e si va avanti. Ringrazio. Allora, siamo con Ayman Napoli, tante cose da raccontare sulla tua partita, sicuramente positiva. Partiamo subito dal dato importante del gol. È stato un bel gol, un'invenzione di Cavagna che ha fintato di calciare, ha messo questo pallonetto oltre la difesa. Mi sono ritrovato lì di fronte al portiere e ho calciato bene, forte, il portiere non poteva prenderla. Un po' di moviola di parte ovviamente, ma è giusto farla. Due episodi subito in apertura sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ti abbiamo visto franare a terra sullo 0-0. Sì, secondo me un rigore netto. Era un rigore netto su di me perché io l'avrei colpita, però dopo un quarto d'ora si può capire che magari l'arbitro è un po' più titubante a dare appunto il fallo. Poi nella mischia, Colombini a terra, pare che sia stato tu a fare il fallo.
Sì, no, io non l'ho neanche sfiorato e lui si è buttato completamente dichiarando appunto di avere esperienza, ha detto io sono vecchio, ho esperienza e gli ho fatto appunto i complimenti per il tuffo ottimo che ha fatto. E poi sull'1-1 in 10 un tuo bellissimo calcio di punizione, Sepi ha detto no. È stato bravo lì il portiere, forse era anche un po' distante, magari 5 metri più avanti sarebbe stato secondo me gol sicuro, però lui è stato molto bravo ad allungarsi. Comunque una prestazione di grande carattere, anche la mezz'ora che siete rimasti in 10, vi siete difesi, ovviamente è chiaro in inferiorità numerica, ma non avete rinunciato anche nelle ripartenze, questo sì, è grande carattere, una squadra giovane, ma insomma fino a un certo punto perché in campo mostrate tanta esperienza. Sì, no, hai detto bene, grande carattere, io devo solo fare i complimenti a tutta la difesa, centrocampo, tutti, perché hanno fatto una partita di spessore. Cioè eravamo in 10 con delle decisioni dell'arbitro veramente sbagliate, cioè ammoniva solo noi, quindi anche un po' più in difficoltà nell'entrare, però siamo stati proprio bravi, complimenti a tutti. Grazie mille, complimenti a te.